Roberta, sai che farò d'ora in poi? Ogni volta che sorvolerò un campo di trifogli, penserò a San Patrizio. Ma certo, è così, trifoglio, San Patrizio. Ma sor Roberta, ti serve per togliere i trifogli da terra quella spada? No, no, questa spada non serve per togliere i trifogli, che sono molto carini. Questa spada ricorda una donna coraggiosissima. Chi è? Questa donna si chiamava Deborah. Oh. Deborah era un giudice in Israele. Un giudice? Sì, un giudice. Ma pensa a te. E allora Tommasino senz'altro si chiede, ma che cosa c'entra una spada con un giudice? Infatti è un po' strano. È un po' strano. Chi erano i giudici allora, dobbiamo dire? Questa la so. Chi erano? Quelle persone che stanno attente affinché le leggi vengano osservate. Sì, bravo Tommasino. Però nella storia di Israele i giudici erano un po' un'altra cosa. E che cosa? Allora senti, quando Israele è entrato nella terra promessa, ha dovuto imparare a vivere come un popolo in quella nuova terra, e anche facendo tante guerre per potersi impossessare di maggior territorio, ecco. Ma Israele aveva un problema, che si dimenticava continuamente di Dio. Oh. Era scordareccio. E allora, dimenticandosi di Dio, andava ad adorare altri dei. E andando ad adorare altri dei, di fatto si esponeva a tutte le cose peggiori. E arrivavano i nemici, che erano belli agguerriti, e gliene davano di santa ragione a Israele. Allora, Israele pregava Dio e diceva: salvaci, aiutaci, perché abbiamo sbagliato, ci siamo dimenticati di te e ecco, i nostri nemici si sono impadroniti di noi. E sai che faceva Dio? E cosa? Mica gli diceva: adesso vedetevela voi. No, no, Dio mandava un uomo che potesse essere il liberatore per Israele, cioè suscitava un salvatore in mezzo al suo popolo. Uno ne abbiamo anche conosciuto qui, Sansone era uno dei giudici. Quello dei capelli. È quello dei capelli, capisci? Ora, questo perché Dio è tanto buono, capite? Israele, bambini, Israele era in difficoltà e Dio manda un liberatore. Ora, i giudici, erano tutti uomini, ma in mezzo a loro c'è una donna, Deborah, eccola qua, che era una donna incredibile, coraggiosa, cioè capisci, una donna in un mondo dove insomma le donne ancora non è che erano considerate niente o poco più, e questa donna sedeva, lo sai dove, Tommasino? Su una barca? No, sulla barca ci siedo io, ma Deborah, sai invece, sedeva a profetare, cioè ascoltava tutti i problemi delle persone, li aiutava nelle loro difficoltà, proteggeva Israele seduta ai piedi di una palma. Oh, ma come me! Come te, capisci? Ed è veramente una donna che è particolarmente cara a Israele, proprio perché a un certo punto che cosa succede? Che un popolo nemico le ha date di santa ragione a Israele, c'è poco da fare. E c'è un generale dell'esercito degli israeliti che si chiamava Barak. Barak. Ora, Barak era un generale, ma era anche un fifone. Sì, perché a un certo punto Deborah lo chiama e gli dice: Barak, adesso vai in battaglia e attacca l'esercito nemico perché vincerai. E lui? No, non ci vado, no, ho paura. Anzi, gli dice una cosa ancora peggio. Guarda, gli dice: se tu vieni con me, io vado, ma da solo non ci vado, capisci? Ma che fifone, un generale dell'esercito, e che dice: guarda, vieni tu con me, perché sennò io ho proprio paura. E Deborah, che ha fatto? Deborah gli dice: io vengo con te, ma ti dico una cosa, che il tuo nemico non ti sarà messo nelle tue mani, ma sarà una donna che lo ucciderà. Allora,
Deborah e Barak vanno sui monti, là dove la battaglia doveva svolgersi, ed ecco che comincia la battaglia. Barak, incoraggiato da questa donna coraggiosissima, comincia a muovere battaglia l'esercito nemico. Spade di qua, spade di là, scudi, lance! Sì, combattono. A un certo punto Sisara se la dà a gambe, perché vede le brutte e scappa. E scappando, sai dove va a finire? Su una palma? Sisara, no, ma che va a finire in una tenda, vede una tenda, entra in questa tenda sfinito per dormire, e lì lo raggiunge Jaele. E chi è Jaele? E beh, è la donna che lo vedrà e che per conto di Israele lo ucciderà. Ecco, di fatto è così. E si compie quello che aveva detto Deborah. Caro Barak, tu sei un fifone, Israele vincerà, ma non sarai tu a mettere le mani sul generale nemico. È così. E allora, insomma, questa è una puntata, Tommasino, tutta di donne, eh? E infatti, ma donne toste queste, eh? Ma toste, delle donne toste. Perché poi, tra l'altro, in Israele devi sapere che ogni volta che c'è una situazione impossibile, Dio suscita sempre una donna. Questa è proprio una cosa curiosa della storia di Israele. Veramente, è così. E allora va anche detto che dopo questa battaglia Israele per ben 40 anni vivrà in pace. Ecco, tutto per merito di Deborah? Ma tutto per merito di Deborah, capisci? Ecco. E allora, Tommasino, noi vogliamo molto bene anche noi a questa donna che... Tommasino, vieni aiuto, qua. No, non ti faccio del male, guarda, non ti faccio del male, però ricordiamoci di Deborah, questa donna forte che sconfigge gli avversari, i nemici, perché le donne, Tommasino, sono sempre forti. Forti e gagliarde. E gagliarde, ecco qua. Ciao bambini, ciao. Alla settimana prossima. In guardia, in guardia. In guardia. Attenta, attenta. Vai. Ecco qua, ecco qua.